Prima giornata segnata dalla grande partecipazione di pubblico per l'Abruzzo alla Borsa Italiana del Turismo, alla quale la Regione è presente con il coordinamento congiunto dell'Assessorato regionale, delle Camere di Commercio, Chieti Pescara e Gran Sasso d'Italia e con 30 operatori turistici regionali. Una giornata nella quale si sono susseguiti una serie di eventi che hanno animato lo stand che ha ricevuto la visita del ministro Daniela Santanchè, intervenuta durante l'evento con Enrico Melozzi e dedicato alla Notte dei Serpenti. Melozzi, impegnato in questi giorni come direttore d'orchestra al Festival di Sanremo, ha rappresentato un elemento di attrazione straordinaria della giornata, non solo per la sua presenza, che ha richiamato un pubblico di curiosi e appassionati, ma anche per aver saputo trasferire concetti di grande profondità culturale, parlando della sua carriera e del progetto La Notte dei Serpenti, che con la prima edizione dello scorso anno ha riscosso un successo forse inatteso. La voglio sdoppiare perché voglio raccontare l'Abruzzo sia dal punto di vista della montagna che dal punto di vista del mare. L'anno scorso l'abbiamo fatto a Pescara, se io riuscissi quest'anno anche a raccontare sia con i canti dei pescatori che con i canti dei pastori questa terra meravigliosa, che è l'unica che può vantare canti sia dei pastori che dei pescatori, beh allora l'alta montagna, la più alta montagna della penisola è in Abruzzo, non ve ne dimenticate, il Gran Sasso d'Italia si chiama, perché era il sasso più grande di tutta Italia, e le Alpi sono confinanti, quindi non sono tutte italiane, sono metà italiane per metà di altri stati. L'unica montagna tutta italiana, la più alta di tutte, sta proprio in Abruzzo, quindi la montagna andrebbe raccontata nel giusto modo. Molto partecipati anche i due appuntamenti dedicati all'enogastronomia con gli show cooking, quello di Marcello Spadone, cuoco e patron del ristorante La Bandiera di Civitella Casanova, che ha presentato due piatti sul tema della valorizzazione dell'autoproduzione di verdure e ortaggi, rivisitando la tradizione culinaria dell'entroterra pescarese, e quello di Davide Pezzuto, chef del Diwan di Montepagano, che ha raccontato come un'accoglienza di qualità possa rivitalizzare i borghi dell'entroterra. Approcciamo a questa BIT 2024 sicuramente con soddisfazione, visti i dati che sono usciti ieri, che sono ormai praticamente definitivi, che ci danno un Abruzzo con un trend di crescita del 2023 sul 2022 di quasi il 9%, che ci dà con un trend di crescita rispetto al pre-Covid di circa il 12%, e questo non era affatto scontato, e quindi capiamo che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, quella di far conoscere sempre di più l'Abruzzo, che io ritengo sia uno dei segreti meglio custoditi del mondo. Quindi dobbiamo solo far sapere che c'è una regione al centro dell'Italia, facilmente raggiungibile, che ha tutto quello che serve per far felice un turista.